Es la máquina que sale en Cinema Paradiso. Questo era il nostro cinema di Capitan Pastene, della nostra storia, allora stavamo sempre qua. Este fue uno de los primeros cines en 35 milímetros desde Concepción al Sur. Nel 1910. René ha ereditato il cinema Pastene da suo padre. Angelo invece, da bambino, veniva qui per guardare le storie provenienti da un paese che avevano soltanto immaginato. Loro sono i figli e i nipoti dei primi ad emigrare in queste terre. Usted, ¿por qué compara la historia de este cine a la película Cinema Paradiso? Porque mira, casi todos los de mi generación que vieron la película lloraron. Y yo no lo había visto. Me dijeron Peleuche, que me dicen Peleuche. Yo me llamo René, pero me dicen Peleuche. ¿Viste la película de Cinema Paradiso? No, puta, yo te voy a prestar, ¿sabes que lloré? ¿Por qué? Porque es como la historia, ¿no? Y el viejito que sale es como tu papá, y cuando íbamos arriba, la sala de proyección, y el celuloide, y todo el cuento. Y es así, si el curita venía de las películas, igual, no las cortaba, ¿no? Pero las disfrutaba. Un progetto di colonizzazione avvenuto all'inizio del secolo scorso per portare 100 famiglie di agricoltori, gente che lavorava la terra lì, a sviluppare questa zona, questa regione. Inseguendo la falsa promessa di un futuro migliore, 80 famiglie si imbarcarono sul vaporetto che li portò lontani da casa. Il settore dove llegan. Que no están las viviendas que se habían prometido, se habían comprometido. Hay solamente una barraca grande donde estos ciudadanos son hospedados e inician su vida de trabajo. Yo les llamo a estos colonos los hijos del rigor. Prima no c'era dove vivere, no c'era lavoro. Non c'era niente, anche la terra non era neanche fertile per dire questo qua faccio, non so, delle patate, ad esempio. E anche la terra non era buona, capito? Io ho anche delle lettere di una ragazza che non aveva più di 30 anni, che aveva due piccole. Lì sì che veramente veniva da piangere quello che diceva la lettera. Perché diceva, come io potrei tornare indietro, mamma, le diceva. Quando ho letto quella lettera ho capito veramente il danno che si faceva con tutta questa gente e la difficoltà vera che c'era dietro. La ragazza che scrisse questa lettera era tra quelli che nel 1904, dopo 35 giorni di viaggio, arrivarono a Capitan Pastene a bordo dell'Oruba. La lucha fue, en primer lugar, comer, es decir, sobrevivir. Y el sobrevivir no era fácil en un país extranjero, con una lengua extranjera. Cuando hablo un poco de mi nonno, me viene un algone. Qué emoción. A la gola que no puedo ni hablar, pero loro avevano una voluntad infrangible, una tenacia. Incredibile, che tutto si può fare. Llegaron a una parte che era montagna, non era un pueblo,
donde lo recibieron era una ruca. Le pusieron el Calvario a ese lugar. Acá se vivió en un lugar absolutamente atrás de lo que era la ciudad, es decir, era muy lejano, además, sin tener un pueblo, sino que ellos hicieron una colonización de verdad, que es llegar a una cordillera y vivir de esa cordillera. Me imagino la decisión de partir de Italia, venir qua. Quando io credo che per lei, per loro era un po' difficile pensare, se adesso in Italia non si sa chi è Cile, immagine in quel tempo. E nel 1904 parte la prima spedizione da Genova, in Oruba, a Talcahuano. Chi erano in particolare le persone che appunto decidono di intraprendere un viaggio, diciamo, così rischioso? Perché all'epoca, 1904, non è che si sapeva appunto che cos'è il Cile. Maggioritariamente lavoratori agricoli, diciamo, proprietari di piccole parcelle agricole. Entonces, per questo che si interessano, perché loro vivevano in 3 ettari massimo di terreno e alcuni in media ettaria. Y cuando el señor Ricci le ofrece 70 hectáreas acá en Chile, más una cantidad de hectáreas adicionales por hijo mayor de 18 años, se entusiasman a venirse. También hay albañiles, zapateros, y de todos los oficios viene un poco de gente. La società Ricci e Nicosia promise loro terre fertili, case e bestiame, ma quando arrivarono nulla di tutto questo esisteva. Hanno avuto che fare 38 chilometri in una caravana di carri trainati a buoi, a cavallo, a piedi, fino a questo posto che era Capitan Pastene, dove dovevano stabilirsi. Qua non c'era nulla, non c'era nulla, c'era tutto un bosco spontaneo, fitto, 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 e allora hanno cominciato a lavorare subito per fare un'attività, non quella che sapevano fare loro in Italia. Per loro era molto importante prima dargli ai loro figli educazione. Portare i soldi portare anche i di là. Soldi in Italia. Sì, perché nel tempo della guerra io ero piccolo, però in casa si faceva il pacchettino di mezzo chilo che si mandava ai parenti in Italia. La situación en Italia en aquel tiempo, a principios del siglo, era muy de mucha pobreza en el sector. Ballotta, Benedetti, Castagnoli, Fulgieri e Viani sono solo alcuni dei cognomi dei primi arrivati. Originari dall'Emilia-Romagna, partirono dal porto di Genova ed arrivarono in questa pianura nel mezzo della cordigliera di Nahuel Buta, a 600 km da Santiago. Quindi loro sono stati, diciamo, ingannati praticamente? Sì, sì, sì. Parte del contratto che hanno firmato in Italia dal notaio Gibellini, lì a Berica, diceva che l'impresa si... doveva avere pronte le case e anche le proprietà già divise per assegnare i coloni e quando sono arrivati non c'era nulla di questo ancora pronto. Ahí es donde yo le saco, como se dice vulgarmente, el sombrero a los colonos que se quedaron acá porque definitivamente deciden ellos quedarse y desarrollarse y deciden fundar esta nueva Italia. Se decide cambiarle il nome per Capitan Pastene. Sono voluta tornare in Cile. Per arrivare in questo posto sperduto nella cordigliera ci ho messo fra aereo e macchina 24 ore. Mi ha spinta il bisogno di conoscere la vita di quegli italiani, di quelle persone arrivate qui nel mio paese più di 100 anni fa
e che tuttora mantengono vive le tradizioni e la cultura italiana. Vorrei anche comprendere se noi, stranieri o nuovi italiani, potremmo preservare la nostra memoria al di là del tempo e al di là delle frontiere. Es un proyector al arco, y ese proyector todavía funciona, lo que pasa es que no tiene la capacidad para una hora y media de exhibición, por los lectores que quedan son chicos, un rollo se puede dar todo. Y ya, al menos acá en Chile, no están los electrodos que hacen funcionar la luz. ¿Cuáles películas italianas se exhibieron acá? Bueno, La Dolce Vita, que no me dejaron verla porque era con censura, y yo era muy chiquitito. Y Mastroianni, Antonioni, me acuerdo de esa película romana. ¿C'è qualche film in particolare italiano che ti ricordi di aver visto qui? Sì, può essere La Dolce Vita, come dice René, tanti western italiani, sempre venivamo a guardare qua. Questo ci manteneva attaccati alla nostra Italia, alla bella Italia che parlavano sempre i nostri genitori, i nostri nonni. Tanti ricordi, tanti belli momenti che abbiamo vissuto qua, che sono importanti, così possiamo riscattare questo cinema che è stato molto importante sin dall'inizio della colonia, della colonizzazione. Ho vissuto qualche anno in Italia e dopo quando sono tornata qua, perché siamo tutti acclanati, una famiglia molto unita, allora non sono riuscita a stare molto tempo in Italia. Sono stata però 6 anni più o meno. Dalla passione per il cinema alla passione per la pasta, i miei vicini di casa non vogliono perdere la loro identità e ciò che li mantiene vicini all'Italia sono i mestieri che hanno scelto di fare. Come ti è venuto in mente appunto di fare questo ristorante, questa trattoria di pasta, specializzata in pasta? Come ti è venuto in mente? La verità? Non lo so, da un giorno all'altro ho cominciato a fare. Questa? Sì, come mai è nera? Questa è ripiena di polpo. Di polipo? Di polipo, sì. E tinta di calamare. Ah, perciò viene questo colore. Sì. E questa pasta in fettuccini è squisita perché c'ha il sapore di pesce. Sì. Allora un po' di olio e un po' di parmesano, basta. Che immagine hai dell'Italia? Come vedi gli italiani? Semplice, molto più semplice di noi forse. C'hanno quella semplicità e sono troppe buone persone e mi è piaciuto molto. Los venimos haciendo casi ancestralmente desde cuando llegaron nuestras familias de Italia, pero lo hacíamos como para consumo familiar. Ahora, como ya de una forma más comercial, hace aproximadamente 10 años que lo venimos haciendo. No fabricando, lo venimos haciendo porque los jamones se hacen, no se fabrican. ¿Y cuál es la técnica del jamón? Mira, la técnica va por el lado de extraerle el agua, en cierta forma deshidratar las piernas de cerdo y se hace a través de una salazón que va, como decíamos, aproximadamente 15 a 20 días.
Quello è lo scopo del salagione, è che il sale tira fuori tutta questa umidità, tutta questa acqua che c'è dentro la coccia e devono calare qua i prosciutti circa un 3% più o meno subito. E vengono poi coperti con del pepe neri e un peperoncino particolare che i nostri nonni li mettevano, che lo fanno i mapuche qua, si chiama merkene. E después se sacan de los cajones de sal, se lavan y se ahuben, como dicen en Italia, affumicato. Questa è una sala di essiccatoio o affumicatoio, più preciso affumicatoio, perché i prosciutti vengono affumicati qua. In Emilia Romagna, come tradizione, non vengono affumicati. I nostri nonni affumicavano qua per proteggere i prosciutti. Con questo fumo venivano conservati i prosciutti. Così allontanavano anche questi gli insetti, la moschina e così. Questo è un prodotto che tiene 100 anni. Sin moverle una coma al proceso, todo se hace solo con la acción del aire y del clima. Qua vengono stagionati soltanto con l'aria naturale, perché qua non è un ambiente sotto controllo, non è una cella sotto controllo questo, è una cella naturale, soltanto aria, nel quale viene l'aria dentro, e l'aria della cordigliera di Nahualbuta, che è l'aria adatta per stagionare i prosciutti. Allora bisogna avere questa aria particolare per stagionare i prosciutti, non si può fare in qualche parte. A me mi piace molto questo mestiere, è la mia passione, fare i prosciutti è la mia pazzia, posso dire, perché forma parte della mia identità come discendente d'italiano. A Capitan Pastene si fondono tre culture: italiana, cilena e mapuche. I mapuche sono gli abitanti nativi del sud del Cile e dell'Argentina. Nella loro lingua, mapu vuol dire terra e che vuol dire gente. Loro dunque sono la gente della terra. Ecco, è molto interessante vedere che appunto un prodotto che è tipicamente italiano si fonde, insomma, un poco anche con questo ingrediente che diciamo che non è neanche cileno, che è un ingrediente veramente indigena di questa zona. Indigena, sì. Questo merkén, questo peperoncino macinato, viene fatto proprio dai mapuche qua. I nostri nonni gli è piaciuto molto questo ingrediente per condire di qualche modo i suoi piatti. All'inizio è stato un po' strano perché c'era molta gente che mi diceva: Anita, come mescoli il merkén con la pasta? Stai un po' uccidendo la pasta vegetaliana, no? Ma a me piace molto. Io sono nata qua con indigena, hai capito? Non è che mi importa tanto se questo è cileno, non è per me non è una difficoltà. Quindi noi possiamo dire anche che la tua pasta, diciamo, è un esempio, un simbolo di questa contaminazione culturale. Ovvio, fra sì. Italia e il Cile, e in particolare i Mapuches. Sì, io credo che lo più importante in questa cucina e il tutto. Io non potrei cucinare o le manca qualcosa se io non mescolo il tutto. Siamo una comuna dove siamo divisi, per dirle, perché non ho mai sentito che sia divisi, almeno per me non è un tema. Però siamo discendenti italiani, c'è discendente, sono i cileni e i mapuche. I nostri nonni hanno vissuto 100 anni senza problemi qua in questa zona triculturale. Dobbiamo rispettarci fra le culture, fra le etnie, come siamo, col colore della pelle, con le sue abiti, costume, tutto quello. Cosa avete preso dalla cultura cilena, quindi dal paese dove siete nati, appunto, e cosa vi rimane dell'Italia? Molto ricordo e sobresale lo che è la tradizione e costume italiana nel cantare, l'allegria, expresarse, hablar, mover las manos.
viviamo, amore, amore, fra i colici più caldi baci avrà. Salute. 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 Grazie, grazie. Tu senti di avere due identità dentro di te, quell'identità cilena e identità italiana? La sento molto così perché, sai, mi piace ballare la cueca, anche ballo la tarantella. E quasi si trova quello perché per la nostra festa in Cile, il 18 di settembre, mangiamo le capelletti, anche la empanada. Così si mescla la nostra identità italiano-cilena. Secondo te com'è stata possibile questa integrazione fra gli italiani e i Mapuches? È avvenuta in quale maniera? È che gli italiani erano molto, come dire, non avevano dei problemi, non si facevano dei problemi. Hai capito? Perché vivevano tutti insieme. Allora, mio padre, ad esempio, parla perfettamente il Mapuche, però gli costa di più l'italiano. Non è facile quando ci sono delle gare che gioca il Cile, l'Italia. Molti ci domandano perché squadra sei tifoso e il cuore deve essere diviso. È un po' difficile. Sì, però l'Italia, insomma, per noi è molto importante, nel senso che è stato dove sono stati, il posto dove sono stati i nostri parenti e anche quello ce l'hanno insegnato fin da che eravamo piccolini, quindi c'è sempre l'Italia, sempre. Io diria che questa simbiosi di essere italiano e di aver nascito in Cile è una cosa molto particolare che nos llena di un tremendo, tremendo orgoglio. Questo angolo di mondo, da questo paese così stretto, lei come vede l'Italia? L'Italia la vediamo da bambini come una cosa che bisogna andare a vederla. E per fortuna ho avuto la fortuna di andare a conoscere l'Italia quando mi sono sposato. Per noi, come siamo andati alla scuola italiana, sempre facciamo un viaggio in Italia, tutti gli alunni. Il viaggio di studi. E col viaggio di studi noi vediamo attraverso prima il percorso che abbiamo fatto a scuola e poi col viaggio vediamo com'è l'Italia, tutta l'arte che c'ha l'Italia, che è molto importante, e anche com'è il luogo dove i nostri nonni o bisnonni hanno vissuto prima di partire al Cile o altre parti del mondo. E quello per noi è molto importante perché sentiamo l'Italia forse un po' lontano ora, però è importante perché sentiamo che c'è anche parte della nostra storia in Italia. E c'è un'amica in Verica che si chiama Isora Valocchi. Io quando noi chattiamo, guarda che noi piangiamo assieme, è bellissimo perché sono 10 anni che non ci vediamo, ma l'amicizia che avevamo era molto bella. E non, io credo che non dimenticherei mai la gente meravigliosa che ho trovato. Abbiamo sempre sentito parlare i nostri nonni della sua patria lontana. Allora il senso della patria, qua a Capitan Pastene, durante 100 anni mai si è perso il senso della patria. Però io guardo l'Italia come un solo paese e vogliamo tanto bene a tutta l'Italia intera, non soltanto quelli del nord, quelli del sud, che sì, ha qualche differenza anche, che ho capito. Come vedi l'Italia adesso? È un sogno. Sono stato 2 o 3 volte in Italia, era stato bellissimo.
La vedo adesso come mia figlia che ritorna in Italia, penso che può andare a lavorare o a studiare in Italia, così me l'immagino. Hay una película que es Bajo el sol de la Toscana. Me gustaría vivir en Italia también un tiempo, de verdad. No sé si voy a tener el valor para emigrar y las posibilidades. ¿Viste esa película? Es muy bonita, ¿no es cierto? Entonces uno cuando ve esa película, el corazón dice, pucha, también me gustaría vivir unos años, pero no sé cuántos me quedan, pero la mitad de los que me quedan vivirlo en Italia y que sean mis mejores años, cosa che va a essere molto improbabile che succeda. Fra il Cile e l'Italia ci sono più di 11.000 chilometri. Con una distanza così grande, la sensazione è quella di far parte di due mondi diversi. Tali mondi non sono divisi, ma si incontrano e si mischiano in ciò che siamo. Sentite a volte di appartenere un po' a due mondi? Sì. Siamo e che metà sono, e metà. Sono due mondi che fanno il nostro mondo. È come... è una, non so come dirlo, forse alcuni hanno un mondo e quello è il loro mondo e noi abbiamo due che fanno uno e che è molto speciale. Io mi sento più italiano che, lo dico sempre, che alcuni italiani che abitano in Italia, perché così lontani alla fine del mondo siamo sempre in una lotta per mantenere questa identità e queste tradizioni che sono state tramandate dai nostri nonni di generazione in generazione. Come noi possiamo fare per non perdere la nostra memoria e per tramandarla e per preservare quello che noi siamo e le nostre origini? Sì, è molto importante essere sempre attaccati, penso io, alle radici, alle vostre radici, non si devono perdere mai le radici. Noi abbiamo fatto così, dopo 100 anni, pensa te, manteniamo fino adesso queste tradizioni dei nostri nonni e vogliamo mantenerli per sempre. Hay que entender una cosa, que esto fue una congregación de personas, es decir, donde tú eras italiano, pero también tu vecino era italiano, y el de más allá era italiano, y el de más allá era italiano. Toda la colonia eran igual, entonces se vivía el italianismo. Allá va a ser mucho más difícil para ti. ¿Por qué? Porque tu vecino no va a ser chileno, va a ser italiano seguramente, o cualquier... Lo más improbable es que sea un chileno, ¿no es cierto? Entonces te va a costar más, vas a tener que hacerlo solo en el seno de tu hogar. Pensate di Capitan Pastene, di questa piccola Italia nel sud della fine del mondo, se possiamo dire. Alla fine del mondo, esatto. È un paesino che mostra un po' della cultura italiana che hanno portato gli immigranti. Con molto sforzo. Con molto sforzo. La forza e il lavoro degli italiani. Perché fare questo paese è stato difficile. Da soli, senza niente. E cominciare da zero proprio. Sì. Sì, quando uno sta... È una parte molto dura. Capitan Pastene è un'Italia che vive, è un'Italia che penso che noi los pasteninos stiamo facendo l'Italia del cuore. Penso che siamo più italiani che alcun italiano. Non lo so se le piacerebbe quello, però qua si vive l'Italia del corazon.